Sì, forse sono un asino, però almeno sono un temibile asino pirata. Omaggi. Oh, Mr. Tripod, non vogliamo toccare quei disgustosi giocattoli pirati, vero? Che io ho aperto il pancreas. Salve. Idiota. Cosa credi di fare? Qual è il problema? Ci vedrà, cretino. Io me la batto. Fuoco. È meglio se ti sposti un paio di piedi a sinistra. Grazie. Oh, di niente. Adesso vattene, così posso finire la mia discussione con la deliziosa Miss Daisy. Sei tu, fastidioso piccolo miscredente? Sono Guybrush Threepwood, temibile pirata. E tu sei? Jumbo Lafitte, l'ultimo dei pirati Lafitte. Sei consapevole che hai un paio di pappagalli sulle spalle? Davvero? Non lo avevo notato. Era sarcasmo? Capisci, non posso davvero dire di più. In ogni caso, questi sono, di fatto, i miei pappagalli. Li chiamo bacio e abbraccio. Stai scherzando? Non stai scherzando? Quale dei pappagalli è bacio e quale è abbraccio? Non posso credere a quello che ho chiesto. Oh, non so. Sono due gemelli identici. Oh, è un peccato. Perché? Perché sono pappagalli speciali. Come speciali? Sanno sparare con il becco? Certo che no, ma sono maledetti con un potente incantesimo voodoo. E allora? Uno di loro dice sempre la verità, l'altro mente sempre. Non ho ragione, compagni? Sì, no! Se solo potessi distinguerli uno dall'altro, mi sarebbero tremendamente utili. Così come sono decisamente irritanti. Sto cercando i componenti dell'insulto supremo. Cos'è? È un antico talismano voodoo di incredibile potere. Sembra terrificante. Jumbo Lafitte? Parente di Tiny Lafitte? Tiny Lafitte era... mio padre. Mi piacerebbe parlare ancora un po' di tuo padre. Va bene. Lo chiamavano davvero Tiny il pirata buono? No! Mio papà era davvero tutto ciò che un vero pirata dovrebbe essere. Violento. Volgare. Psicotico! I pirati si misero in fila per miglia per sputare sulla sua tomba. Se Tiny era davvero un così grande pirata... Allora cosa ha a che fare con la statua di Tiny il pirata buono? Fa parte delle crudeli cretinate delle Ozymandrill Enterprises. Stanno usando il nome di mio padre e la sua immagine come simpatici testimonial per l'ambientazione familiare della loro Jambalaya Island. Babbei. Cos'è successo alla statua di Tiny? Le sono successo io. Cioè? Per donare un tocco di autenticità alla loro preziosa statua, i tirapiedi di Mandrill hanno ricoperto di bronzo il cappello da capitano di mio padre e lo hanno saldato alla statua. Infuriato per questo sacrilegio, ho radunato qualche pirata e ho assalito l'isola di Jambalaya. Prima che qualcuno se ne accorgesse, ho recuperato il berretto di mio padre, l'ho riportato all'atollo di Knuttin e sepolto il mio tesoro. Tuo padre sarebbe orgoglioso della tua prodezza piratesca. Grazie. Sfortunatamente, il mio assalto indusse Mandrill ad assumere le truppe di Kasaba per pattugliare le acque di Knuttin. Adesso l'atollo di Knuttin non è altro che una prigione per pirati recalcitranti che non condividono la visione di Ozymandrill. Ma da pirata a pirata... Dove hai seppellito il cappello di bronzo di tuo padre? Non lo so. Cosa? So che l'ho seppellito sotto una roccia lungo la spiaggia, ma non ricordo quale. Ma... Se trovo il cappello di tuo padre, posso tenerlo? Non saprei.
Perché lo vuoi? Lo userò per schiacciare Mandrill come un verme. Davvero? Oh, è grandioso! Se riesci a trovarlo, usalo pure. Questo è evidentemente un argomento doloroso. Parliamo di qualcos'altro. Va bene. Non alzarti. Mi accompagno fuori. Addio, piccolo pirata. In caso di incendio, tirare l'allarme. Non fatelo mai a casa, ragazzi. I falsi allarmi costano vite umane. È un rarissimo LeChucky Chu, dal gioco di carte dei Pirate Mon. È un piccolo fischietto. Non so che cosa ci sia di tanto piratesco. Beccato! Credevi di potermi fregare, vero? Fuori! Adesso mi ricordo perché sono stato espulso da scuola. Io me la batto! Sacre scimmie saltellanti! Ci sono una quantità di massi! Come farò a trovare quello giusto? Ah! Fa il suono di un pappagallo. Due più due? Quattro! Quello doveva essere il pappagallo sincero. Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Nord! Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Est! Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Est!
Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Est! Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Est! Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Est! Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Est! Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Est! Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Est! Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Est!
Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Est! Non mi interessa. Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Est! Da quale parte devo andare per trovare il cappello di Tini? Ah! Da nessuna parte! So che quel pappagallo dice sempre la verità. Quindi Tini Lafitte è stato sepolto sotto questa roccia. Credo che i pappagalli abbiano perso interesse. Se il mio abile uso dei pappagalli è corretto, il cappello di bronzo si trova sotto questa immensa roccia. Salve, piccolo Guybrush! Salve, grande Guybrush! Salve, piccolo LeChuck! Salve, grande Guybrush! Cosa hai in mente, piccolo LeChuck? Penso che un giorno o l'altro la piccola Hélène sarà mia! Cavoli! Non sapevo nemmeno che ci fosse una piccola Hélène. Cosa ne pensi, piccolo Guybrush? Penso che il piccolo LeChuck può baciarmi la mia estremità lanosa! Ah, sì? Sì! Adesso, ragazzi... Zoticone immorale! Sniffatore di acido! Sfaccendato disoccupato! Ragazzi... Caricatura di pirata! Cadavere ignorante! Femminuccia! Credo che sia rumoroso abbastanza da catturare l'attenzione di Kasaba. Babbeo! Idiota! Cretino! Testa di scimmia! È ovvio che qui ci sono delle incomprensioni profonde da sanare. Imbecille! Pulitore di latrine! Babbeo! Idiota! Cretino! Testa di scimmia! Questi ignoranti, anarchici e selvaggi! Come osano complottare contro la mia benevola tirannia? Simpkins, fuori il cannone incredibilmente grosso! Dobbiamo proprio, signore. Ci fischiano ancora le orecchie dall'ultima volta. Ne ho abbastanza della tua pusillamine insubordinazione, Simpkins. Ora, porta fuori il cannone incredibilmente grosso e fai saltare in aria quei terroristi immediatamente. Subito, signore. Fuoco! Wow, eccolo qui, il cappello di bronzo di Tini Lafitte.